Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori, e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». Buongiorno, sono Chiara Griffini del Servizio Diocesano Tutela Minori e Adulti Vulnerabili. Insieme oggi condividiamo quanto il Vangelo di questo giorno natalizio di Santo Stefano ci offre. Ad una prima lettura, questo brano evangelico sembra farci ripiombare dalla luce che ha illuminato la notte di Natale a un nuovo buio, il buio dell'odio e del pianto, dove ciò che dovrebbe generare pace e fraternità, la fede, diventa sorgente di divisione e di morte. Eppure vi è una luce, quella dello Spirito del Padre che parla in noi e continua a darci quella sicurezza che nel giorno del Natale ci è stata data, quella di un Dio che si fa uomo per assicurarci la sua presenza. È la luce che possiamo irradiare non con gli occhi ma con le ginocchia, quelle ginocchia che ci hanno permesso di abbassarci a contemplare il Salvatore. Oggi sono quelle ginocchia che ci portano a camminare, non avendo paura di testimoniare nel concreto della nostra vita l'amore a Cristo. San Giovanni Paolo II, nella veglia per la Giornata Mondiale della Gioventù a Tor Vergata nel 2000, aveva detto: «Carissimi amici, anche oggi credere in Gesù, seguire Gesù sulle orme di Pietro, di Tommaso, dei primi apostoli e testimoni, comporta una presa di posizione per Lui, e non di rado quasi un nuovo martirio. Forse a voi non verrà chiesto il sangue, ma la fedeltà a Cristo certamente sì, una fedeltà da vivere nelle situazioni di ogni giorno». Chiediamoci allora a chi e a che cosa siamo fedeli nel nostro oggi quotidiano. Quale fedeltà stiamo testimoniando alle nuove generazioni? Come stiamo portando a frutto le testimonianze di fedeltà che abbiamo ricevuto? Mi piace concludere con la testimonianza di fedeltà di Padre Gigi Maccalli, prigioniero per 2 anni nel deserto del Sahel. Padre Gigi, al momento della liberazione, dice ad uno dei suoi carcerieri: «Ho un messaggio anche per te, Abu Nasr». Lo vedo sorpreso ed esclama: «Davvero? Che cosa vuoi dirmi?» Prendo fiato e dico in un soffio: «Che Dio ci dia di comprendere un giorno che siamo tutti fratelli». Ha come un sussulto e alza le mani dal volante. «No, no, fratello per me è solo chi è musulmano». Mi astengo dal replicare e custodisco il silenzio. Potremmo dire uno Stefano del nostro tempo, dove le sue pietre sono state le catene che lo hanno tenuto prigioniero per 2 anni, ma ora, come dice lui, sono libero per liberare la parola e dire a tutti di non incatenare mai nessuno.